qui sono, stavo rispondendo ai vostri messaggi, perché come sapete io non seguo il calcio. C'è la partita, mi avete massacrato. No, c'è la partita. Ragazzi, noi dobbiamo dilettare. Ciao Gianluca, ciao Roberto. Abbiamo da provare roba nuova. Come facciamo a resistere? La scimmia è galoppante. Verde speranza. È importante, ragazzi. Sono emozionato perché è un prodotto nuovo che andiamo a testare. Io già l'ho snasato, ragazzi. Vi do una mini anticipa. Ciao Gaetano, ciao Cicciuzzo, il bagno più bello. Andiamo a provare questa sera il nuovo nato di Abate alla Mantia, che ora ve lo presento. La profumazione mi ha spaccato, ragazzi, veramente. Come sapete, Abate alla Mantia fa profumeria artistica, quindi niente di riprodotto, niente che si avvicina, a solo buon naso e capacità di fare profumazioni allucinante. Ciao Davide, ciao Peppino Savoca, ciao Nino Piemonte, buonasera a tutti, ragazzi. Ciao Carlo. Quindi, ragazzi, accendiamo le luci e incominciamo perché ci dobbiamo sbarbare bene. Io stasera nel frattempo vi presento un altro prodottino che manca a farlo apposta. Sono riuscito ad avere un contatto con il produttore. Ora vi spiego un po' tutto, perché la storia è lunga. Mettetevi belli calmi, luce, maestro. Scordato una luce per la frontale, telecamera, film, un macello, ragazzi, un macello, ma ce la faremo. Allora, innanzitutto, prima di incominciare, ringrazio Iridium per averci dato la possibilità del nostro gruppo di avere una scontistica. Poca ma buona, l'importante è averla. La spedizione ce l'abbiamo gratuita. Perché queste lamette? Perché mi sono intreppato? Perché voi, come sapete, le lamette che io adoro, sapete tutti che le lamette sono personalissime, ma le lamette che mi hanno sempre colpito sono state le Astraverdi e le Kai. Sul mio viso sono il top. Da quando quel maledetto che ce l'ho qua, Tommaso Guerrini, mi ha fatto conoscere queste lamette, ragazzi, amore sfrenato, amore puro, perché secondo il mio modesto parere hanno un tagliente simile alle Kai, che io adoro, ma molto più permissive. Quindi top, sono strafelice che il produttore mi abbia contattato e che mi abbia omaggiato di una stecca di lamette, che io ringrazio, e nello stesso tempo ci abbia dato un codice sconto. Questa parentesi, rasoietto che stasera vado a provare col nuovo nato di Abate. Che ve lo dico a fare, ragazzi? Ciao Salvuccio, grande. Ve lo faccio vedere così, questo gioiello. Ciao Marcuccio, all'opera, ma la nuova creazione di Mastro Livi. Anteprima, io ce l'ho qui, ragazzi. La prossima diretta lo facciamo. La prossima diretta. Già ce l'ho qua, è arrivato. Non ve lo spoilo. Già spoiler, già ve l'ho fatto. Ho fatto più di quello che dovevo fare. Detto questo, andiamo a aprire questo gioiellino, che come sapete io sono innamorato di questo rasoio. Però ai tempi mi pare che lo provai con una Kai. Questa sera invece lo proviamo con le Wizamette. Vediamo se queste lamette si sposano bene con lui, visto che queste lamette mi hanno dato prestazioni incredibili. Quindi lo esco, il gioiellino. Lo so che tutti aspettate il sapone, dovete soffrire con me. Vi faccio vedere il rasoio. Guardate i particolari. Il martellettino messo qua, messo qua. Dov'è qua? La scritta. Non metta a fuoco stasera, maledetto. Maledetto. Comunque c'è un'altra scritta qua. Perché non metti a fuoco, maledetto? Dimmi perché. Comunque lo vado ad armare con le Wizamette. Io ho un pacco vecchio e un pacco nuovo. Questo è il pacco vecchio e questo invece. Ciao Rino! Questo è il pacco nuovo, c'è la scrittina 10 qua di sotto, mentre il pacco vecchio era così. Io stasera provo il pacco nuovo. Dici perché? Mi hanno detto che non c'è nessuna differenza, ma io provo il pacco nuovo. Bugia, già l'ho provato. Uè, Pinuzzo, buona domenica. Ciao Fiorenzo. Ragazzi, scusate, ma siete tanti. Sono contento che c'è entusiasmo e che c'è voglia di scoprire il nuovo prodotto di Abate. Ciao Rinuzzo, un bacio a te e a tutta la tua famiglia. Un abbraccio. Vado a armare il rasoio. È inutile che vi racconto la bla 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 del
Lambda, perché l'unico rasoio a testina fissa che mi ha fatto gridare al miracolo, perché mi ero innamorato dello Start, ma questo per testina fissa lo trovo il miglior rasoietto di per le mie capacità e per il mio modo di farmi la barba. Lo sapete, io non sono un lamettaro, ma io ci provo. E lo so, siete tutti lì. Siete tutti lì. E vabbè. Allora, ragazzacci, siete pronti? Ciao Diaguzzo! Scusate tutti quelli che non ho salutato, siete un macello. Ciao Antonello! Un abbraccio a tutti. Nuovo nato, ci siamo. Si chiama Marduk, un'altra porta di Babilonia. Dottor Fulco sta seguendo questo stile. Ovviamente, lo sapete, nei particolari, nei packaging, è eccezionale. Io l'avevo aperto, ma si è richiuso. Ero riuscito a non sminchiarlo, ragazzi. Ce la farò a sminchiare? Allora, come si presenta? Ve lo faccio vedere. Innanzitutto, guardate tutto, ragazzi, per packaging in Italia numero 1. Dice, è marchietta? No, è la verità, o perlomeno è quello che penso. Se è marchietta, chi se ne frega? Ciao Diaguzzo. Allora, packaging con tutto quello. Ciao Bruno. E ragazzi, questa è una mega anteprima, prima, Bruno. A breve sarà disponibile anche per voi. Qui c'è il packaging. Ovviamente, ragazzi, io nella fotografia vi ho messo tutto quello che c'è di dentro. Non vi voglio sparare minchiate perché lo sapete. Gianluca Tenzone. Oh, ciao, Adbull. Grande fratellone. Buon vape Italy. Forse questo è il primo anno da quando non lo fanno più che io non ci sono, però ho mollato un po' quel mondo. Mi sarei divertito perché avrei incontrato tanti amici, però tutto è così. Il bugiardino, io mi ho messo la fotografia, ve l'ho ingrandita, ve l'ho andata a studiare e siamo in due. E allora, benvenuto nel club, fratello. Non vale, no, vale. Packaging, come sapete, non si lascia nulla al caso. Abate la mantia. Ragazzi, qua siamo praticamente alla bellezza più totale del packaging. Ma noi, come diciamo sempre, deve essere bello e ballare. A noi che è bello il tutto, non ci interessa. Profumazione. Io non vi nascondo che vi dico sempre la verità, io l'after già l'ho messo. Ciao Salvatore! Peppino Perdichizzi, scusa, non ti ho salutato. Siete in tanti. Anche a te la buona serata, fratello. Ora poi vengo di te. Ricordami che sei in diretta, che poi io ti sputtano senza pietà, che tu con quel minchia di 5 lame già mi hai fatto rincoglionire. Comunque, andiamo avanti, non mi fate perdere il filo. Profumazione dell'after io già l'ho messo. Ha una buonissima persistenza, non fotonica, ma l'ho messo alle 10 di mattina, uscito dalla doccia, perché ero, ragazzi, avevo la scimmia, lo dovevo provare. Il sapone lo provo con voi in diretta per la prima volta, ma l'after lo dovevo provare. È strepitosamente buono la profumazione. E fino alle 5 di pomeriggio, io ancora, se mi smuovevo il viso, lo sentivo. Quindi, eccezionale. Il sapone si presenta così. Quello che ci sento io, ragazzi, io lo sapete, fumo la pipa, fumo il sigaro, fumo le sigarette, solo le canne non mi faccio. Quindi a livello olfattivo sono pure una chiavica, quindi vi dico le mie sensazioni personali, poi magari qualcuno ne troverà altre, ma come fu per il Garibaldi che vi disse, ragazzi, è strepitoso, e in tanti l'avete preso e mi avete detto, Giuseppe, avevi ragione. Io qua ci sento un mischio di non terroso ma sabbioso, nello stesso tempo sento tipo una nota, ma un pizzico forse di menta, e poi ci sento un'esplosione come se fossero, ma che ne so, io ci sento tipo frutti rossi, ragazzi. Calcolate che io ho letto l'INCI e la piramide olfattiva, ma è quello che ci sento io a mio naso. Profumazione che non mi assomiglia a niente che io ho qui dietro. Quindi non è imitazione di una profumazione già sentita, al solito debate. Ragazzi, è buono. Vabbè, bando alle ciance, a noi che è buono non ci interessa. Andiamo in rasatura. Non ho preparato nulla, quindi mettetevi con i popcorn, partite in sottofondo.
Il signor Cacamo si deve sbarbare. Quindi, acqua calda. Mi ammazzerà il dottor Abbate che io metto l'acqua qua dentro, ma io i saponi li monto così, è il mio metodo, mi trovo bene. Pennello che vado a usare stasera, pennello alla Caccamo, tasso nero, ciuffo strutturato in maniera come piace a me, altezza come piace a me, e stasera me la godo. Potevo usare per fare il maldestro il pennellino tester, però ho detto stasera ho pochi dubbi che questo sapone mi deluda, quindi stasera onestamente me la voglio godere a tutti gli effetti, o perlomeno vi voglio fare vedere che fa questo sapone a tutti gli effetti, che quel pennello è sempre un pennello gioco. Allora, metto pennellino a mollo con l'acqua calda, tutto in diretta, nella ciotolina, il tempo che si bagnano le punte, e gli vado a mettere mezzo centimetro di acqua calda nel sapone, che non lo dovete fare, perché il dottor Fulco dice di non farlo. Prelevatelo col pennello caldo ben strizzato, io l'ammollo. Ne ho sentite tante. Io sui prodotti di Abbate non ho avuto mai problemi, mai. Ed ho in questo bagno escursione termiche da un inverno di 8 gradi se non accendo i riscaldamenti dentro questo bagno, a un'estate che se non accendo i climatizzatori qua dentro ho 45 gradi. E non mi si è mai sminchiato un sapone. Quindi credo a chi ha avuto, dice, tra parentesi, problemi, però io onestamente non ho avuto mai problemi e dico mai. Abbate numero uno, guarda, per tutti quelli che ho provato, in Italia oggi è il numero uno, sia per packaging sia per prodotti vegetali. Mentre prima c'era nella mia lista di nicchia, c'era Nuavia, c'era Saponificio Varesino che ce l'ho tutti quanti qua. Lui veramente oggi fa la differenza. Va bene, non metterò il prebarba. Anche io, come sapete, sto provando un prebarba fatto da me, ma io devo provare il sapone a tutti gli effetti, devo vedere che fa sto sapone, quindi nessun aiutino, mi sbagno il viso, ragazzi, ho il cappellino perché praticamente sono uscito dalla doccia e ho i capelli indecenti tipo effetto elettrostatico tipo Riccio della Malesia, quindi evitiamo, mi bagno il viso, ragazzi, e partiamo. Allora, saponino ammollato il giusto. Non fatelo, non fatelo. Butto tutta l'acqua che si è creata. Strizzo completamente il pennello che era immerso nell'acqua iperbollente, non fino a qua, perché l'acqua sale fino a qui sopra e magari poi col tempo stacca il ciuffo. L'acqua calda fatela arrivare fino a metà ciuffo. Ciao Enricuccia, ciao Davide. Ah, siete insieme. Allora ragazzi, andiamo, come vi dico sempre, si presenta come una pasta semi-morbida o perlomeno morbidosa, quindi non andate a schiacciare perché se non ne prelevate una quintalata, andateci sempre di punte e prelevate il giusto. Ora io non so come si comporta sto sapone, quindi ne preleverò questa quantità, se durante la sbarbata ho bisogno di un'altra carica, io cafuddo, detta alla catanese, o perlomeno reintegro. Vado, un po' di qua, un po' di qua, un po' di qua, scarico il pennello. Voi come sapete io non uso la ciotola, è un mio modesto. Ciao Alessio! Un mio modesto modo di fare, mi viene meglio così. Ho visto qualcuno che ora sta seguendo i video di Francesco Lucarelli, ragazzi, su YouTube. È un altro pazzo malato come me, super scimmiato, seguitelo. Un altro che non ha peli sulla lingua e non gliene frega un cavolo di niente. Lo fa per passione e prova le cose. Guardatelo. Nel montaggio usa un'altra tecnica che uso io, personalissima. Quindi magari guardate anche la sua tecnica, che possibilmente, ragazzi, vi potete anche trovare meglio di questa. Vi ripeto, nessuno nei nostri gruppi insegna niente a qualcuno. Io mi faccio la barba, siamo al bar e passiamo un'oretta insieme. Io perché faccio questo? Perché il montaggio in ciotola che gli ho visto fare a Francesco, sì, possibilmente ragazzi, lui con quelle goccettine di acqua e col dito riesce a sciogliere tutto per sciogliere seriamente il sapone, ma per me buona parte della saponificazione che si è creata si perde nella ciotola, mentre così io il sapone proprio lo faccio stare il più possibile in viso. Specialmente che questo non è. Oh, Paolo!
non è un sapone classico, ma è un cosmetico che c'è differenza, ragazzi. Qua stiamo parlando di cosmetica di alta fascia per la rasatura maschile. Io cerco di farlo stare il più possibile in viso. Poi ormai io ho questo metodo e onestamente ho i miei margini di paragone subito a quello che succede. Allora, sapone ben steso. Forse ci sento una punta, ma forse una puntina di mentolo. Ma ragazzi, lo sai quella che ti fa dire? Ma forse sento un po' di freschino, poco. Bagno punte. Vai tranquillo, Ciccio. Ho bagnato le punte e facciamo partire la saponificazione. Vediamo che fa sto sapone. Come vi dico sempre, ragazzi, acqua pochina pochina, incominciate a conoscere il sapone e a mettere, ci siamo, a levare acqua, no, che diventa un casino poi. Quindi, da questa parte ribagno punte. Ale Mastrangelo! Ciao Bruno! Ti vedo in motocicletta alla grande. Grande Bruno, un abbraccio alla moglie. Siete due persone splendide che ho avuto modo di conoscere qui a Palermo. Io a me quelle persone che tu le conosci solo tramite web, che non si instaura quella freddura, ma c'è subito quell'intesa come se uno si conoscesse da una vita. Nel cuore sempre. Bruno, mi conosce ormai, penso, in 3 annetti di gruppo. Io sono fatto così. Le cose io non le mando a dire e dico sempre quello che penso, a mio rischio e pericolo, perché non me ne frega nulla. È una cosa che sento dal cuore. Nei miei 45 anni ormai le persone le sentiamo a pelle. Gianni Adornetto! Baby, chat, sicuramente sei al Vape Italy, da buon venditore di e-cig, di sigarette elettroniche. Saluti mia moglie e figlia che vi siete andati a fare la vacanzina. Questo qua, come dicevo prima, è il primo Vape Italy che non mi vado a fare. Da quando hanno riaperto tutto. Verona, me l'immaginavo, ma te l'avevo visto. Ragazzi, quello che vi dico sempre è l'idratazione. Sto godendo. Allora, bagnando il pennello, quindi dandogli più idratazione, incomincia a sentire una nota freschina, ma ragazzi, lievissima, lievissima, da non partire quasi che c'è una nota fresca, che onestamente per il periodo è una cosa bestiale, perché sì, i profumi mentolati mi piacciono, però ragazzi, fino a un certo punto, così è tanta roba. Dalla serie vedo o non vedo. Allora, ciao Pietro. Allora, la prima cosa che io incomincio a vedere che è strana per me. Innanzitutto il mio pennello che ha una bella schiena, il ciuffo l'ha fatto diventare chubby. Quindi molto emolliente. Questo proprio è la prima cosa che io incomincio a vedere e dalla serie si ammorbidisce le setole di tasso. Pensate sul mio viso che sta creando sto sapone. Bagnando il pennello, come vi ho detto, sento una bella nota. Leggermente, ragazzi, ma ti devi mettere d'impegno a capirla che c'è un pochettino di fresco, ma piacevolissimo, che accompagna questa profumazione tipo terrosa, sabbiosa, ma nello stesso tempo verde. Pazzesco, ragazzi. Io quando feci il mio profumo privé, ragazzi, mi
per creare una saponificazione o perlomeno una profumazione di sana pianta è un casino. È un casino. Arrivare a sti livelli è una cosa pazzesca. Luca, giuro che vi voglio bene, ma la vita mi porta altrove per ora e io seguo. Eh sì, ragazzi, Adornetto continua a sbarbarsi, si è preso un po' di tempo sabbatico. Si può dire magari questo mondo fare le dirette in base agli impegni familiari, ci aveva rotto magari un po' di palle. E quindi ci guarda da lontano, ma io sono sicuro che prima o poi gli verrà la voglia di farsi una diretta, o se ci vado io a trovarla a Messina col vino che in quella live ci siamo ammazzati. Ci andiamo a divertire. Allora, saponificazione, ragazzi, nulla da dire. Se metto acqua mi monto il sapone a Babbo Natale. Questo è quello che cerco io. Quando io incomincio a vedere i peli che incominciano a mettersi dritti o ammorbiditi sopra la schiuma, l'unica cosa che io faccio, non conoscendo il sapone, bagno le punte e mi lucido il sapone per renderlo quanto più idratato possibile. Pensa che c'è chi dice che non sono saponi. Bruno, purtroppo tu sei bello grande. E te la dico alla siciliana, in questo mondo ci sono uomini, uomini nicchia, qua, qua, qua. Purtroppo, essendo che c'è ora la possibilità del social, qua, 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 ce ne sono tanti. Sta a noi, chi ha un pochettino di furbizia, a capire ed evitarli. Oggi, quando tu incominci a sentire minchiate di qualcuno, cambi canale. Noi abbiamo la possibilità di non seguire più certi personaggi. Amen. Amen. Allora, come mi dicono sempre, ordine e pulizia. Mi vado a delineare quello che non devo radere. E vediamo che succede, ragazzi. Uomini, uomini, che è multilama. Lambda, razzo, vado. Pazzesco. Il T-Rex è un esempio, quello è uno dei tanti. Ovviamente, ragazzi, non guardate la mia manualità con il DE perché sto imparando ora e sono entrato nel mondo di DE per colpa di questi maledetti del gruppo che hanno tutti la scimmia con i DE, tralasciando un pochettino il mio amore mano libera. E sto imparando ora, però, rispetto a qualcuno che fa il guru dei video, mi sento anche più bravo. Mi raccomando, tirate sempre la pelle, scivolosità, ragazzi, incredibile. Proprio lo senti che viaggia a 2000 il rasoio. Asin numero uno, asin numero uno, Alessandro Decende quando non c'è nessuno, ma quando ci dobbiamo vedere? L'altro giorno parlavamo, ero con Massimo, si parlava. Dice, qualche sera organizziamo qualcosa e così dice, a casa ne facciamo una suonata. Mamma mia. Ragazzi. Lo so che problemi non c'è, infatti glielo disse ai tempi a Massimo, ci si chiamiamo Alessandro, glielo facciamo sapere un po' prima, quella a disposizione. Non ci sono problemi. Quindi appena che se ne riparla di sta storia qua, organizziamo una bella serata in famiglia. È uno spettacolo, ragazzi, sto rasoio mi fa uscire fuori di cervello. Proprio tu provi un coso di questo e dici a tutti gli altri, a testina fissa. Lui, il re. Poi non vi dico. Accoppiati con questa lametta. Mamma mia, ragazzi, ma che ve lo dico a fare? Ma che ve lo dico a fare? Allora,
Come sapete, con i perfili io col DE non me li so fare perché tengo il pizzetto. Guarda che tu con sto ProGlide dopo hai rotto le scatole, 4x1, 5x4 verdi. Mi vado a fare i perfili. Così nei perfili non ci torno più. Che goduria, ragazzi. Si vede che sei da mano libera. Ragazzi, io mi sento più sicuro col mano libera che col DE. Però tempo al tempo. E con tutto che sto incominciando ora, sono sempre più bravo di qualcuno che ha 5 anni che rompe i coglioni e che butta le frecciatine. Ok, secondo passaggio. Ora che ho bagnato il vito, il vito, sì, il vitos, il viso, non vi nascondo, che sento ancora di più quell'effetto freschino, ma di una piacevolezza immensa. E ci andiamo a fare un obliquo di quello spaziale. Acqua. E riparte a saponificare. Goduri, ragazzi. Quando hai la possibilità di provare un determinato tipo di prodotti e ti metti a provare un livello, non ce la fai più. Mi hai fatto venire lo spin, domani lo ordino. E non perdi, te lo posso assicurare. Una cosa che mi piacerebbe tanto, come il sapone che il produttore del Lambda a tutti voi lamettari desse la possibilità di consegnare subito sti rasoi e di avere un vostro parere, visto che io mi sono innamorato di questo rasoio. Niente ragazzi, super iridium tutta la vita, mi deve arrivare, penso domani, dovrei averli in consegna, il nuovo resino, vi faccio sapere. Non riesco a prendermi la pelle, vi dico solo questo. Minchia ragazzi, così la barba.
Quando si arriva a questi livelli e ci becchi la lametta che ti fa impazzire, non proprio un sapone, ma proprio un cosmetico che a livello olfattivo ti appaga, che ti dà soddisfazione, ti piace, ti accompagna per tutta la sbarbata. Un rasoio che è un gioiello che è intuitivo. Uno scarso come me riesce a usarlo subito. La prima volta che ho usato, ci ho levato la barba di 10 giorni. Ora ci sto levando la barba di 3 giorni. Sembra che quando avevo la barba di 10 giorni, sto coso era incazzato e la polverizzavo. Ora che ho la pelle, diciamo, con la barba di 3 giorni, quasi quasi ero spaventato. E invece ora sta radendo dolcissimo, tipo che sta giocando con un bambino. Incredibile. Allora, io vi dico sempre, io il contropelo non lo faccio, perché la mia pelle non ama il contropelo, ma quando vedo che lametta e rasoio, ok, sapone, protettività, scorrevolezza, barba completamente finita, sono liscio, sento un po' di barba se vado di contropelo, che non l'ho fatto, io mi sparo il contropelo. Quindi se dovesse partire qualche red point, spero di no. Ma già la sbarbata io l'ho finita. Ciao Salvatore! Ci sono il laureato, volevo prendere il Don José per l'estate. È buonissimo, lo adoro il Don José. Banane e cristalli di ghiaccio. Vorrei provare questo e non perdi. Ne carico un altro pochettino perché per il contropelo io faccio che il contropelo per me è una cosa che la mia pelle non ama tanto. Quindi sento il bisogno di avere molta, ma molta, ma molta protettività. Proprio una cosa che io voglio sentire, quindi voglio avere il sapone più abbondante in viso. Possibilmente un giorno, pigliandoci la mano, riuscirò a non avere questo problema. Quindi lo carico un pochettino. Proprio ci faccio 5 giri che mi raccolgo tutto quello che si era appiccicato. Comunque, consiglio che posso darvi, non ammollatelo come ho fatto io. Non è un sapone da ammollare perché è una pasta molto morbida. Quindi andateci già per com'è col pennello umido, come dice il dottore. Mi devo fare il contropelo serio, voglio uscire stasera BBS totale. O la va o la spacco, mi ammazzo. Francesco Lucarelli, non guardare il mio metodo di farmi la barba col DE, perché sto imparando ora. E lo so che ti faccio penare, però, io ragazzi, mi sento più sicuro con lo sciavette o col mano libera che col DE, perché col fatto che io non vedo dove va la lama, io me ne vado in crisi, non ci posso fare niente. Acqua. Ragazzi, ora arriva il freschettino piacevole. Sono fantastico. Francesco, sempre la verità, fratello. Sempre la verità. Quel DE non fa per me. Però io ci provo. Un po' di acqua da questa parte. Spettacolo, ragazzi. Come ti capisco, Giuseppe? Non so di che cosa parli, non ti ho letto, Ale. Perdonami. Siete in tanti, non riesco a leggere i messaggi. Anche perché, onestamente, sono un po' egoista. Ma ragazzi, me la sto godendo. Ciao, Giovanni. Contropelo. Contropelo. Ciao, Giuseppe Costanzo. È un bel po' che non ti vedevo, mi pare. Allora, spariamoci il contropelo. Sto fatto che sto rasoio abbia questo nottolino qua, quando io vado così, mi dà una sensazione di padronanza dell'attrezzo che è incredibile.
Ragazzi, io manco sento la lama. Manco sento la lama. Quindi per tutti quelli che hanno imparato termini che io ogni tanto sento in quelle poche live che vedo di qualche balordo che il rasoio deve darvi emozione, questo rasoio emozione non ve ne dà. Questo rasoio vi fa provare le emozioni di farvi la barba senza avere pensieri. Siete con gli occhi chiusi, che siete insonnecchiati, vi fate la barba con gli occhi chiusi. Se cercate le emozioni o andate in un centro escort oppure vi divertite con la moglie se ce l'avete. Secondo me le emozioni sono là. Un rasoio a me emozioni non me ne deve dare. Non riesco a tenermi il viso, ragazzi, la pelle, di quanto è scivoloso. Pazzesco. Hai una mano leggera e sicuramente allenata con le melle, sei fantastico. E io ci provo, Francesco. Ma io rubo a te, rubo a altre persone che ho seguito e seguo tuttora per quanto concerne di te, che hanno sempre da insegnarti qualcosa. Perché ci sta. Ora mi sciacquo il viso, vediamo a che livelli siamo. Ma penso, a parte qualche rifinitura, forse. Alessandro Righi. Mi sciacquo. Come sapete, io quando finivo la sbarbata praticamente usavo l'acqua fredda. Un giorno un barbiere mi disse: non li chiudere i pori subito. Ciao Ale, vacci di acqua calda ancora, così nel momento in cui tu metti l'after ancora sei con i pori aperti, visto che tu usi tutti questi prodotti mega, il lume pigliava un po' per il culo, dice ancora a pori aperti farli entrare sotto cute e ti piglia ancora di più le proprietà nutritive che tu decanti in questi saponi, che dici che non sono saponi ma sono cosmetici. Lo sapete che a fine sbarbati io mettevo l'acqua fredda, ora metto l'acqua calda, ovviamente quando mi metto after di un certo tipo godo come un riccio. Non avevo dubbi. Hai fatto benissimo, perché io i Mirsol li adoro. Li adoro, proprio. Questo canale è nato con i Mirsol. Non li conosceva nessuno. Strano caso, li ho incominciato a usare. Dopo un paio di mesi erano su tutti gli store. Che gli avrò dato la dritta a tutti? Perché non c'era nessuno che li recensiva. Però sono contento, perché in tanti di voi l'hanno provati, ovviamente. C'è chi ci è piaciuto. Ragazzi, io vi voglio far vedere la pelle. Cioè praticamente non c'ho un pelo. Io penso che con una barba così mi cresce fra 15 giorni praticamente. È uno spettacolo. È uno spettacolo. Allora, cosa che è successa pazzesca durante tutta la sbarbata, visto che ho ammollato il pennello e l'ho strizzato, il signor Mirsol però non ti ha mai ringraziato. Onestamente è uno dei pochi produttori che non mi ha mai ringraziato, forse per quanto concerne le vendite. Infatti mi hai scimmiato tu e mi aggenavo. Vi stavo dicendo che durante la sbarbata, essendo che abbiamo fatto la preparazione alla sbarbata, abbiamo messo a mollo il pennello con l'acqua ipercalda, l'abbiamo strizzato, il sapone gli abbiamo messo quel poco di acqua, non mettetelo, uno perché così non si fa, e seconda cosa, questa è molto morbida come pasta e l'ho ammollata troppo, così si vanno a sminchiare i saponi. Basta farci due giri, quattro giri
prelevare la quantità giusta, durante la sbarbata, con quella poca umidità che avevo nel ciuffo, sentivo quel freschino che mi viaggiava intorno, accompagnato da tutta questa piramide olfattiva di questo prodotto, di questa crema da barba. Pazzesco. Ora mi sono sciacquato la faccia con l'acqua fresca. Ragazzi, ho avuto la botta, non vi dico del ghiaccio, ma fresco, piacevole. Ragazzi, incredibile, incredibile. Cioè, che cazzo ve lo dico a fa? Cioè, mi potrei stare pure zitto. Allora, c'ho le mani che sono una seta. Perle, perfetta. Nessun red point di un cazzo. E sono neofita con i die. Che ancora vedo qualcuno che fa video, quasi sminchia col tempo. Che cazzo, impara, no? Spettaculus. Non vado a mettere niente. Né pre-barba, cioè perlomeno né Mirsol, né Tires. Vado direttamente del suo after. La differenza con i vecchi after di Abate, cosa ha fatto? Sapete che lui è mezzo folle, tutto tecnico, tutto wow. Si è fatto due conti e ha scoperto che mettendolo dentro una boccettina di alluminio e potenziando ancora di più i principi attivi dentro i suoi after, e soprattutto sono tutti attivi, non so per quale formula, andategli a rompere le scatole, lui ve lo fate spiegare da lui. Così sono meno attaccabili dai raggi UV e da tutto quello che circonda il deterioramento degli after dentro le boccette. Quindi con la boccia d'alluminio lui ci garantisce che c'hai la massima potenza dell'after fino all'ultima goccia. Io lo batto, non si deve battere, ma lo batto e me lo vado a mettere in viso. Non metto allume, non metto niente, ragazzi. Cioè, che sbarbata. Oh, allora, post rasatura, ora che sono bello asciutto e non c'ho quell'effetto umidiccio. Allora, pelle, velluto, velluto, ragazzi, sempre all'altezza di Abate, come ci ha insegnato lui. Liscio a culo, potrei anche non mettere il dopo barba. La profumazione che mi accompagna nella sbarbata non è sparata come un americano, che sia chiaro, ma è, secondo me, la quantità giusta per accompagnarti piacevolmente durante una sbarbata, che poi possibilmente solo col sapone tra mezz'ora, se non ti metti un cazzo, ti metti il tuo after preferito che possa essere Roquefort, Armani, eccetera, eccetera. Ma sei profumatissimo. È piacevolissimo. È piace sei profumatissimo e piacevolissimo. Ogni tanto che malaminchiata mi esce tipo non so ciò che, vabbè, ma ci sta. Il dosatore è così. Ne vado a mettere una quantità. Allora, è un after a tutti gli effetti, non è un gel ed è un pochettino torbidino. In galleggiamento, voi non lo potete vedere, vedo una sottoforma. Sai, vedete le macchiette quando tipo a terra c'è la rafta? Quindi degli oli in sospensione? Niente. Ciao. Giuro, non brucio da nessuna parte. Non brucio da nessuna parte. Non c'è stata una zona dove io mi sia sgranato. Nulla, giuro. Allora, dalla pelle liscia che avevo è super setosa, quindi non gommosa, ma setosa con l'asciugamento. Dopo la sbarbata con la tovaglia, all'inizio, appena che ho messo l'after, ho sentito una sensazione ovviamente umida dell'after. Ora non sono appiccicoso e neanche oleoso, però sono nì. Facciamolo evaporare a dovere e vediamo che succede. Lo chiudo. Allora, sei investito da questa nota terrosa, sabbiosa. Con queste note verdi, lui ci dice Ribes. Io onestamente ho un altro sentore di Ribes e di Fico con i Varesino, che ce n'è uno che è il mirto o perlomeno un qualcosa del genere, che bene o male la profumazione è là, ma ce la sento diversa. Ovviamente qua senti, come sempre, ragazzi, una profumeria che è artistica. Senti veramente un bouquet che si apre con mille sfaccettature. Che non è il classico profumo che tu apri, quello è e quello rimane. Questo sembra che più lo ossigeni e più ti arriva la profumazione. Abatino, tu lo sai, io sono quello che quando mi fa incazzare i tempi o ti sputtana.
Hai fatto un altro gioiello. Un altro gioiello tipo Garibaldi. Hai fatto un altro gioiello tipo Garibaldi. Il sapone è diventato così morbidino. Quindi ragazzi, non mettetegli l'acqua come ho fatto io, perché già lui è morbido di suo. Io neanche l'avevo toccato e ho sbagliato. Basta il pennello umido, caldo, strizzato e prelevarlo. Ora si liscio. Matello. Matello, matello. Andiamoci a dare una sventoliata. E vediamo se si è levato ovviamente quell'effetto after con gli oli essenziali che dà quel senso tipo di appiccicaticcio. No, ragazzi, la profumazione è da fuori di testa. Sono liscio liscio a culo, per dichizzi. Se non lo volevi dire, lo dici, te lo dico io. Sono liscio a culo in viso. Secondo me, questa è una profumazione che mette d'accordo sia uomini che donne, ma non perché sia dolce e femminile. Perché è pazzesco. Perché è pazzesco. E secondo me, mi sbaglierò, il Garibaldi è una bella profumazione per chi vuole sentire veramente il tabacco, però potenzialmente io la reputo maschile. Ha quelle note magari un po' secche, salmastre secche, che la reputo più all'ometto. L'Istar già è un sapore, o perlomeno una profumazione che ti può avvicinare la donna a tutti gli effetti. Mi è successo di dire, ma buon profumo fai. Questo secondo me non è femminile, però ha delle note, secondo me, che coinvolgono il gentil sesso, o perlomeno tutte le fasce d'età. Lo metterebbe una donna, secondo me, nei polsi? Sì, perché è strepitoso. Lo metterebbe un ragazzo di 14 anni? Sì, vi faccio sapere cosa pensa mio figlio. Io mi sono rincoglionito. Spettacolo, ragazzi. Buonissimo, buonissimo. Buonissimo, profumeria artistica, nulla di non sentito. Sapone che vi posso dare un consiglio, o perlomeno profumazione, che la meccanicità del sapone l'abbiamo vista. Stasera si tromba, sì. È una profumazione non troppo invadente, quindi anche mettendo l'after, non vi aspettate che sto coso vi esplode in viso tipo americani. Pensatelo sempre a una buona profumazione di after, ma nello stesso tempo elegante, quindi non invadente. Non so chi mi disse sta cosa, che in Inghilterra hanno delle tradizioni che quando le persone si mettono il proprio profumo non devono esagerare, perché se si è in ufficio, praticamente il tuo profumo non deve prevalere quello degli altri, quindi devi avere sempre il tuo profumo perché è amante dei profumi. Ma sempre come se fosse per te o per le persone che sono accanto a te a 15 centimetri. Non devi lasciare la scia tipo le puzzole. Questa è una profumazione che momentaneamente sono sparata a bestia, ma già per esperienza che l'ho provato l'altro giorno, che tu te la metti. Scaricato pennello. Nulla da dire, nulla da dire, nulla da dire. Non. Nulla da dire. Ormai Abate ha capito come si fanno i saponi, ragazzi. C'è un cazzo da fare. Così ci sei. E poi col suo modo di fare packaging e col suo modo di fare profumeria artistica. Perché vi dico una cosa, ragazzi. Voi lo sapete, io sono amante dei saponi americani, perché secondo me i tallowate americani hanno qualcosa in più dei saponi italiani. Magari perché forse nelle loro preparazioni non sappiamo realmente quello che c'è, perché non ce lo scrivono, però tecnicamente io li trovo ancora superiori. Per i vegetali, oggi con Abate non abbiamo niente da invidiare a nessuno. Una cosa che a me però mi fa incazzare, agli inizi mi piaceva, questa è un'evoluzione dopo 3 anni di gruppo. Il fatto che magari qualcuno con una saponificazione vada a mettere una profumazione che è uguale al profumo famoso di. È come se ti giochi una carta di un qualcosa già vincente, solo ed esclusivamente per fare business. Secondo me, chi gioca di cosmetica e gioca a livello di passione, di commercio, per quanto concerne i saponi, deve giocare, secondo me, anche di naso, di creare qualcosa di proprio, una profumazione proprio propria, senza
senza imitare nessuno. E secondo me questo è importantissimo. E Abate l'ha sempre fatto. I suoi profumi non sono praticamente nulla di sentito con profumi famosi. E questa la trovo io allucinante, sta cosa. Ma perché lui è un naso. Seconda cosa che mi fa impazzire, magari a qualcuno no. L'altro giorno diciamo, confrontavamo con Tommaso. Ci sentiamo quasi tutti i giorni, anche se non più volte al giorno. Il fatto che ogni saponificazione di Abate non è sempre la stessa con la profumazione diversa, ma ogni saponificazione ha dei principi attivi diversi nella saponificazione. Quindi uno, provando più saponi, le varie linee, che possono essere Buttero, Isacco, Matteo, Vulcano, Crumiro, Laureato, provando, magari comprando dei sample in America, perché lui non li fa i sample, ma ci sono siti americani dove voi potete comprare i sample, vi fate un'idea di quello che si addice di più al vostro pH della pelle. Io adoro i saponi di Abate alla Mantia, però ci sono dei modelli, tipo il Kronos o Crocos, e l'Isacco, quello con la bava di lumaca, e invece l'altro è quello carico di pistilli di zafferano, che sul mio viso sono il top delle prestazioni, perché in base per come è fatta la mia pelle, io ci provo una goduria allucinante. Non che gli altri non mi esaltano, ma lì io trovo spettacolo, spettaculos. Il Garibaldi, stessa sensazione, ma l'Isacco e il Crocos hanno la marcetta in più. Con questo qua sono un velluto. Se ne è messo un altro nel podio. Che dire, messaggio al dottorino, non so se vedrà questo video. Innanzitutto ti ringrazio per avermi fatto provare questo prodotto, tanto per cominciare te ne sono grato. E seconda cosa, te lo dico col cuore, hai fatto un altro centro, sei stato spettacolare, veramente, ce l'hai indovinata. Meccanicamente il prodotto è perfetto, a livello olfattivo è una bomba spaziale, e la profumazione è profumeria artistica. Chapeau. Come ci fa il buon Cassano ormai che dice chapeau, chapeau, ti dico chapeau. Quindi se siete titubanti a prenderlo o no e mi avete ascoltato ai tempi per i Garibaldi e per tutte le altre linee provate e vi siete innamorati, andateci no a occhi chiusi di più perché è un'eccellenza. Cioè, ho la pelle che praticamente è come se non mi fossi fatto la barba. Mettici il rasoio che è una bomba spaziale, mettici che mi sono insaponato con il mio pennello e senza offese il mio pennello l'ho fatto io e è ancora più bello degli altri. Un culo. Spettacolo, ragazzi. Così la barba diventa veramente una coccola. E vi dico anche un'altra cosa, quando tu provi dei prodotti così, un rasoio così e tutto quello che gira attorno al mondo della rasatura a questi livelli, quando tu ti vai a fare la barba, non ti viene voglia di tornare indietro con un prodotto magari un pochettino più nì, perché ci rimani di merda, esci scontento dal bagno. Quando io esco da una sbarbata così, a questi livelli qua, che ho usato il mio pennello con la mia altezza, col ciuffo che ha dato per me, e quindi già sono contento. La lametta che finalmente, grazie a Tommaso, ne ho trovato una ancora più performante della Kai. O perlomeno come la Kai, ma molto più permissiva che manco la senti in viso. Super Iridium, che ringrazio a Mark di avermi omaggiato. E ora abbiamo lo sconto sul gruppo su queste lamette. E la spedizione è gratuita. Ci metti un rasoio del genere che praticamente, ragazzi, in base a tutto quello che io ho visto in giro, è un gioiello. Ve lo faccio vedere qua. C'è rifinito lucido a bestia. Fresature non ce n'è. Non ci sono neanche le fresature dentro il coso, sotto il cap. Cioè questo si è messo a lucidare serio. Il martelletto per ogni lato del rasoio. Io non l'ho mai vista queste cose, ragazzi. Il martellino qua e la scritta lambda qua. Qua dorato, qua satinato. Impugnatura perfetta. Mi sono trovato in questo punto qua, che col nottolino qua, io che sto scarso, mi aiuta a salire. Che ne pensi? Se ha fatto bene, potrebbe essere un'idea. Peppe, ma hai sentito di sti pennelli irregolabili? Onestamente, no.
Sebastiano, io momentaneamente lo sapete, non riesco a essere molto social perché momentaneamente sono incasinata a bestia. Non ne so. Quel poco che io so sono dei post che mi mandate voi, dei soliti per dire burloni che sparano minchiate, mi faccio due risate e di quello che mi condividete voi nei messaggi privati. Non ne so nulla di questi. Da provare, da provare. Magari un pennello regolabile te lo cuci come se fosse un rasoio regolabile. Per carità, tutto è da provare, però io sono del parere di una cosa, ragazzi. La barba, secondo me, è come il gioiello dell'uomo. Secondo me, a parer personale, l'uomo non deve tenere né collane di oro né anelli a parte la fede, ma il gioiello dell'uomo è l'orologio per eccellenza. Stop. Tutto il resto è apparire. Dove voglio arrivare? La sbarbata per l'uomo, che noi siamo un po' più rudi delle donne, non ci trucchiamo. L'unico momento di bellezza, il nostro momento di bellezza, che una volta magari lo facevo dal barbiere, oggi è farci la barba. Visto e considerato che il farsi la barba, grazie all'evoluzione della cosmetica, il tutto ha alzato l'asticella in maniera allucinante, perché prima ci facevamo la barba col sapone da barba. Ora ci facciamo la barba, o perlomeno abbiamo la possibilità di farci la barba con cosmetici per fare la barba, che è completamente diverso. Questi sono prodotti di bellezza di alta cosmetica, ti permettono di farti la barba e tutte quelle sensazioni di stress post rasatura, e tutte quelle sensazioni di irritazione, non ce l'hai né durante né dopo la rasatura. Questo rende il nostro momento spettacolos. Quindi, bello, ragazzi. Continuo, c'è bisogno che ve lo dico. Peppino, io mi vorrei coricare. Prima che vado, dovevi dirmi una cosa. Sì, Peppino, così chiudo. Voglio, o perlomeno desidero, vedere un video tuo con il 5 Lame Pro Glide Pro Wide R41. Se ti vendi l'R41, ti autorizzo a uscire da questo gruppo, perché non ti posso vedere che ti fai la barba col multilama. Voi lo sapete, quando abbiamo superato i 4.000 iscritti, mi pare, sul gruppo YouTube, che vi invito a iscrivervi, bla 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 bla, ho usato questo qua. Ovviamente il multilama usato oggi con questi prodotti cosmetici, con l'insaponata col pennello e non più con la bomboletta, ragazzi, ti fai una bella sbarbata. La differenza dove la vedi però? Che essendo che qua passano due lame e col 5 lame ne passano 5, ogni volta che tu fai una discesa sono 2, 4, 6, 8, 10, 12 e se sono 5 sono sempre multipli. Quando ti farai l'obliquo sono un altri 20, quando ti farai il contropelo sono altri 20. Quanto passate avrei fatto nel tempo? Pur insaponando, secondo me, con un prodotto di alta cosmetica, si potrebbero avere problemi di irritazioni e i classici da me scomparsi punti bollicine col pelo incarnito. Perché sono i passaggi che ti irritano la pelle e ti fanno vedere il pelo incarnito. Mentre la rasatura tradizionale, essendo che noi lavoriamo con un rasoio che ha una lama, quando vado a fare una passata è una. Oltretutto l'angolo lo scelgo io e a quanto ho capito nei DIE, nel momento in cui tu c'hai la mano, te lo scegli tu se apri lo rendi più aggressivo fino a quando lui becca il pelo, oppure lo chiudi un poco magari nel punto più nevralgico dove magari hai qualche bollicina e allora ci vai più leggero, metti meno pressione. Qui te lo gestisci e te lo gusti a modo tuo. Parere personale di quello che ho capito, ragazzi, con i DIE. Voi lo sapete, io mano libera tutta la vita perché con quello mi sento sicuro, perché c'ho la mano per farlo. Ovviamente col mano libera, se avessi peli trasversali, col mano libera non posso passare nel trasversale, quindi mi dovrò accontentare di scendere a pelo e tirarmi poi il contropelo. Ma se c'ho il pelo così, un pochettino lo senti. Non avrai mai con un mano libera su te stesso il BBS che arrivi con il DIE, questo che sia chiaro, però la dolcezza di taglio che ti dà sia la tua manualità, sia che una buona affilata del mano libera, non la trovi in nessunissimo DIE del pianeta Terra. Quello è un altro mondo, completamente.
Poi multilama sintasa, quindi vai a piccoli tratti. Sì, vabbè, Daniele, mettiamo al fatto che tu magari col multilama ti fai la barba tutti i giorni, quindi hai quei micro pallini di pelo nella schiuma da barba che non ti arrivano a intasare il rasoio. Però secondo me col tempo tutti quei passaggi, se non hai una pellaccia dura, prima o poi ti irritano, perché alla fine ricordiamoci che le irritazioni, come vi ho detto, sono dovute dal fatto, dai troppi passaggi sulla pelle. Ciao Vincenzo, grazie per il maestro. Quindi, potenzialmente, chi si fa la barba con il multilama, con la barba lunga, prima ci passa la macchinetta e poi dopo te ne vai con il tuo rasoio. Ma se come fa il Perdichizzi usi a bomba atomica un R41 che è uno sciavetto con la testina, non hai tutti questi problemi. Infatti, puoi fare tutti i tratti lunghi e poi passi e ripassi più volte per forza. Oh sì. Io il multilama non ti ho letto. L'ho perso. E infatti Fulvio Testa, manco se mi pago. Sì. E ti chiamerò ugualmente, tu lo sai io con piacere quando sono libero stiamo un'ora al telefono, ma lo faccio con tutti, ragazzi, problemi non ce n'è perché mi fa piacere condividere. Allora, facciamo un riassuntino perché sono le 22:51. Ricordatevi che poi il video sarà messo su YouTube. Ah, una precisazione. Cazzo, l'ho scordato. So che il buon Basilio, che è il regista del gruppo, sta avendo dei problemi a livello, diciamo, fisici, penso, o perlomeno di ospedale, casino. Non so che cosa, lo sentirò, ma mi ha detto niente di preoccupante. Posso farti solo una cosa. I migliori auguri di guarigione a te, alla tua donna, a tua mamma, a tuo papà, a chi è che sta avendo problemi. Più di questo non posso. Quindi col cuore sono con te. Allora, che cosa abbiamo provato questa sera? Rasoietto. Lambda Razor. Ragazzi, per chi è lamettara, appena che li metterà in descrizione, in produzione, ad occhi chiusi, fa sbarbate. E se ce la faccio io a sbarbarmi questo coso a questi livelli qua? Vi ho detto tutto. Spettacolo. Lamette che abbiamo usato. Iridium. Che ringrazio Mark per l'omaggio, ma ora l'abbiamo in, diciamo, sconto sul gruppo nostro The Barber Sicilia. Ci fa uno sconto di 2 euro e la spedizione è gratuita. Prodottino nuovo che abbiamo provato, che ringrazio Abate, il nuovo Marduk, un'altra porta come Ixtar di Babilonia. Continua la scia e l'ombra della buon Babilonia. Ragazzi, ciao Luca, ciao, salutami alla moglie. Ragazzi, spettacolo, che ve lo dico a fa, profumazione inebriante, buona. Vi ripeto, col pennello umido, in viso umido, sentivo tipo una notina leggerissima di fresco, ma dico, ma c'è, la sento io, boh, forse l'acqua fredda, ma che cazzo lo sa? Nel momento in cui andavo a idratare il sapone, mi si è messa in viso, ma non a saponi col mentolo, con la menta tipo Proraso. Pensate il bello, la nota fresca, la Brooklyn bianca, proprio che vi accompagna dolcissima. Nel momento in cui l'ho andato il sapone a idratare nella seconda passata e mi sono sbagnato il viso, sembra che sia uscita quella nota frizzante fresca che mi è andata veramente a darmi quella freschezza e rasatura che è stata piacevolissima. E questa, vi ripeto, questa profumazione tipo erbacea che ci sento io, e quest'erbaceo col sabbioso, col terroso, con questa nota di, diciamo, di fresco, sono dei contrasti allucinanti. Buonissimo, buonissimo. Quindi ve lo consiglio. Io penso che sia in vendita forse da domani, non lo so quando sarà disponibile, non mi ricordo, ragazzi, me l'ha detto, ma lo sapete che io ho un Alzheimer cronica. Non mi ricordo quando sarà disponibile. Mi sembra che c'era il pre-order per chi era scritto alla loro Newcastle e lo pigliava pure con un ottimo sconto. Ora io non lo so se finendo quello sconto non c'è più il prezzo praticamente che c'era, non mi ricordo, salvo il prezzo. Mi sembra che era 90 euro la colonia, questa e questo con lo sconto che c'era per gli iscritti alla loro Newcastle. Ora non lo so quanto costano tutte e due, ti direi una bugia. Quindi complimenti e
Può sembrare un hard soap? In che senso può sembrare un hard soap? Non è un hard soap, è una pasta morbida, molto morbida, che non mi ero accorto perché l'ho toccato col dito e mi ha tradito, perché lo sentivo tipo che era duro, perché un po' si era cristallizzato di sopra, ma di sotto era morbidissimo, quindi non l'ha mollatolo come faccio io. Andateci col pennello umido e molto leggero. Fatto venire la scimmia, una poesia, vederti eseguire la cerimonia alla sbarbata. Ragazzi, deve essere un piacere. Newcastle, sei favoloso. Sì, mi sembra che sia la squadra quella americana. ragazzi, io con l'inglese, lo sapete, sono lingua madre, però per non umiliare il gruppo, che magari tanti l'inglese non lo conoscono, io me ne esco con la mia Newcastle e praticamente vi rendo partecipi a tutti dal livello culturale che siamo in questo gruppo. Siamo alla frutta. Siamo alla frutta. C'è Garibaldi con il mentolo? No. Garibaldi è una profumazione salina con note di tabacco e non di cuoio bagnato come tanti altri fanno credere che è tabacco. Quello sa di tabacco veramente. Quello che ha praticamente la nota mentolata è l'Hard Soap di Abate, che è la profumazione di Garibaldi con una nota fresca, l'Hard Soap, questa qua. Calcola che su Marduk la nota mentolata, se questo è 10, se questo qua è 10 come nota mentolata, questo qua ce l'ha a 3. Dalla serie c'è, non c'è. Sembra che gli metti l'acqua e sembra che spicca di più, ma è sempre di una piacevolezza che per chi non ama il sapone mentolato se lo può mettere tranquillamente in faccia. E forse forse si ricrederà, perché quando c'è il sole fuori che c'è caldo, quella nota fresca non fresca, onestamente, è piacevole. Oh, io questo dicevo, ok, questo è strepitoso. Questo è strepitoso. Questo è strepitoso. Ragazzi, qua siamo nello spettacolo puro della cosmetica di alta fascia. Quindi il mio ve l'ho detto, ragazzi. Se avete modo di provare, queste la mette, voi la mettare, visto che ci sono arrivato io, grazie a Buon Tommaso, grazie, mi pare, anche a Francesco, che lo ha provato, e le ha provate, queste la mette, e lui è un lamettaro di quello convinto e pensa quello che penso io, allora vuol dire che ci ho visto lungo su queste la mette. Io non avevo visto già persone che avevano recensito queste la mette. Io l'ho recensite perché me l'ha detto Tommaso, provale, provale, provale. Quello rompe i coglioni e io l'ho preso per provare queste cazzo di lamette. E onestamente, ragazzi, sono allucinanti. Quindi provatele e fatemi sapere nei commenti nel video, sia nel gruppo che ora carico il video su YouTube, che cosa ne pensate. Specialmente i lamettari convinti. Ragazzi, sono uno spettacolo. Spettacolo! E non costano quanto le cai. E onestamente, ragazzi, a casa mia 2 più 2 fa 14, non è vero, fa 4, però va bene così. Detto questo, ragazzi, vi voglio bene, vi ringrazio, ci vediamo alla prossima sbarbata. Prossima sbarbata, già quel maledetto me l'ha fatto spoilerare. Vi faccio vedere qua un pochettino. No, non ve lo faccio vedere, non ve lo posso far vedere. Però vi spoilerò un pochettino qua la situation Connery, se riesco ad aprirlo. Non ci riesco ad aprirlo. Comunque, qua c'è il nuovo arrivato di Mastro Livi, il 5 pezzi. Ovviamente non userò il mano libera, ma userò il DE creato a mano dal Mastro. E ragazzi, qua sarà spettacolos. Va bene, la pescheria di Catania è tutto. Vi abbraccio, vi voglio bene e fate i bravi. Grazie Cicciuzzo, noi ci sentiamo domani. E detto questo, ragazzi, fate i bravi. Gianluca Lombardi. Qua siamo al top, sia col rasoio, fratello, che sia con le lamette. Sicuramente tu l'hai provato, non mi ricordo se me l'hai detto anche tu, ma col sapone siamo al top. Se avete la scimmia del top e già conoscete bene o male il mondo di Abate e vi piace quella tipologia di sapone, sul mio viso, spettaculos! A occhi chiusi. Vi abbraccio e vi voglio bene. Ciao! Sì.